Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la nostra informazione. Benvenuti al TG Flash. Nell'euforia da Vaccine Day si chiude la prima fase di zona rossa di Natale, iniziata il 24 dicembre, e per l'Italia ci sono ora 3 giorni arancioni, fino al 30 dicembre, ovvero la vigilia di Capodanno, con negozi aperti e spostamenti nel comune senza autocertificazione. Le forze dell'ordine senza sosta hanno effettuato controlli ed emesso sanzioni. Sono state 64.119 le persone controllate il 26 dicembre da polizia e carabinieri nell'ambito delle verifiche per il rispetto dei divieti introdotti con il decreto del 18 dicembre, secondo i dati del Ministero dell'Interno. Di queste persone, 969 sono state sanzionate per violazioni, 8 denunciate per aver infranto la quarantena in casa. Sono state invece 11.594 le verifiche sulle attività e gli esercizi commerciali, che hanno portato alla chiusura di 5 negozi e a sanzioni per 30 titolari. Anche a Santo Stefano i controlli sono stati numerosi, le sanzioni pari all'1,5%, a dirlo è il vice ministro dell'Interno Matteo Mauri. Il rispetto delle regole da parte dei cittadini è stato molto alto e questo è il modo migliore per garantire sicurezza a tutti per scongiurare una terza ondata. Ora siamo concentrati sulla giornata complicata di Capodanno. Anche qui sarà necessario mantenere le stesse precauzioni e le stesse cautele di questi giorni. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni stamane al quotidiano Il Messaggero, facendo il punto sulla situazione dei vaccini in Italia. Sono fiducioso per la campagna vaccinale. L'obiettivo è effettuare 140.000 vaccini al giorno. Entro la fine dell'estate il 70% degli italiani sarà sottoposto al vaccino, ma fino ad allora serve prudenza e rispetto delle regole. Il ritorno alla normalità, direi settembre, ma non tanto prima. Tutto dipende dalla disponibilità dei vaccini, dalla messa a punto della macchina organizzativa e dalla disponibilità di ognuno di noi nel vaccinarsi. E adesso cambiamo argomento. Nel 2020, a causa del Covid, con un crollo dei consumi del 10,8%, pari ad una perdita di 120 miliardi di euro sul 2019, si stima la chiusura definitiva di più di 390.000 imprese del commercio non alimentare e dei servizi, a fronte di 85.000 nuove aperture. Pertanto la riduzione delle aziende in questi settori sarebbe di quasi 305.000 imprese. La valutazione è di Confcommercio, che ha elaborato i dati di Movimprese Unioncamere. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, delle 240.000 imprese sparite dal mercato a causa della pandemia, 225.000 si perdono per un eccesso di mortalità e 15.000 per un deficit di natalità. Una riduzione del tessuto produttivo che risulta particolarmente accentuata tra i servizi di mercato, che si riducono del 13,8% rispetto al 2019, mentre nel commercio rimane più contenuta, ma comunque elevata, e pari all'8,3%. Tra i settori più colpiti nell'ambito del commercio, abbigliamento e calzature, meno 17,1%, ambulanti al meno 11,8% e distributori di carburante, che chiudono in meno 10,1%. Nel servizio di mercato le maggiori perdite di imprese si registrano invece per quanto riguarda le agenzie di viaggio, con meno 21,7%, bar e ristoranti con meno 14,4% e nei trasporti sempre a meno 14%. Si stima la chiusura per circa 200.000 professionisti tra ordinistici e non ordinistici operanti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche, amministrazione e servizi e tutta la filiera del tempo libero, che tra attività artistiche, sportive e di intrattenimento fa registrare complessivamente un vero e proprio crollo con la sparizione di un'impresa su tre.
La notte scorsa la squadra mobile del commissariato di Polizia di Stato di Castellammare di Stabia, al termine delle indagini delegate dalla Procura di Napoli, della DDA, con l'ausilio del personale del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza e del gruppo Esplorazione Aeromarittima della Guardia di Finanza, ha proceduto alla cattura del latitante Antonio Di Martino, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 dal GIP di Napoli, in quanto ritenuto gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Di Martino è considerato il vertice dell'anonima organizzazione criminale operante principalmente nel territorio a ridosso dei Monti Lattari e in particolare nei comuni di Gragnano, Pimonte e Castellammare di Stabia. Il ricercato è sfuggito a vari tentativi di cattura da parte delle forze dell'ordine sin dal lontano 2013, quando si diede alla fuga dopo aver violentemente aggredito una pattuglia dei carabinieri, mentre nel 2015 riuscì a sfuggire da una pattuglia stradale lanciandosi nel vuoto da un cavalcavia e nel 2018 si è sottratto all'ordinanza di custodia cautelare gettandosi nel bosco adiacente la sua abitazione. Dopo lunghe indagini, gli agenti hanno scovato il latitante ancora nel territorio di Gragnano. Ha attentato ancora la fuga di Martino, rifugiandosi nell'area boschiva adiacente l'abitazione ed è stato rintracciato dopo 2 ore di perlustrazioni. E adesso cambiamo argomento, facciamo il punto della situazione da contagi da coronavirus nella provincia di Caserta. Sono 58 i nuovi positivi secondo l'ultimo bollettino diramato dall'ASL provinciale, che risente del calo dei tamponi effettuati nei giorni festivi. Infatti, i test effettuati sono stati solo 519 per una percentuale di incidenza che tende però ad aumentare fino all'11,17%, quasi 3 punti percentuale rispetto alla giornata precedente. Si segnalano inoltre dal bollettino dell'ASL provinciale anche 162 guariti e purtroppo 7 deceduti. Il maggior numero di positivi attuali è situato nel comune di Aversa con 397, seguita da Marcianise con 309, Maddaloni con 274 e Caserta con 271. Restiamo nel casertano. Padre e figlio minore accoltellati per rapina a Portico di Caserta. È accaduto ieri sera dopo le 23. Secondo quanto raccontato ai carabinieri dei due congiunti, l'aggressione sarebbe avvenuta all'esterno della loro abitazione. Padre, 47enne, e figlio di 14 anni, appena usciti, sarebbero stati avvicinati da un uomo con il volto coperto che ha chiesto loro dei soldi, ricevendo però un netto rifiuto. L'aggressore ha quindi estratto un coltello, colpendo il padre all'addome ed il figlio minore al braccio destro. Entrambi si sono recati all'ospedale di Caserta con ferite comunque non gravi. Il genitore è rimasto ricoverato per una TAC. Il minore è stato medicato e dimesso poco dopo. I carabinieri hanno acquisito delle immagini da telecamere di videosorveglianza, la cui visione potrebbe chiarire quanto accaduto ieri sera. Adesso è arrivato il momento dello sport, in primo piano il Napoli, gli azzurri saranno impegnati il 3 gennaio nella trasferta di Cagliari. Gattuso dà uno sguardo all'infermeria e potrebbe recuperare per il match Kalidou Koulibaly, mentre Victor Osimhen è ancora in dubbio e resta da valutare. L'attaccante ex Lille, infatti, migliora le sue condizioni, ma potrebbe non essere rischiato e tornare direttamente il 6 gennaio contro lo Spezia. Diversa invece la situazione di Dries Mertens, l'attaccante belga salterà sicuramente le prime 3 partite dell'anno. Gattuso spera di ritrovarlo in Coppa Italia contro l'Empoli o la domenica successiva in campionato. Intanto i presidenti di Napoli e Juventus, Aurelio De Laurentiis ed Andrea Agnelli, hanno avuto un incontro a Firenze presso l'Hotel Four Seasons. I due massimi dirigenti hanno avuto modo di confrontarsi sulla questione dei diritti televisivi, di mercato, Milik piace alla Juventus che è alla ricerca di un centravanti e soprattutto per decidere una possibile data per la sfida dell'Allianz Stadium dopo che il collegio di garanzia del CONI ha deciso che il match dovrà essere rigiocato. E con lo sport, eravamo in chiusura, era la nostra ultima notizia, vi auguriamo un buon proseguimento di serata sui nostri canali.